Oh vai, ricettina Peaulin. Allora, zucca fritta nella pastella a mano. Allora mi raccomando, la ricetta va fatta a piedi nudi per una questione igienica. Dopo aver accarezzato il cane senza lavarsi le mani, si va a friggere, diciamo, si va a pastellare la nostra zucca, che poi verrà fritta in questo pentolone d'olio esausto della Range Rover a diesel. Che ricordo che l'olio, per essere buono, non va mai cambiato. Anzi, si consiglia di cucinare il pesce la settimana prima e poi messo a riposare dentro un bottiglione e riusato per rifriggere la carne, la ciccia o la zucca. Perché gli dà qui controgusto, diciamo, ambrato, speziato, gli dà qui non so che. Noto che nelle dita del nostro amico Mastro friggitore, che lui è un mastro friggitore, c'è anche una fede che una volta l'aveva persa nell'impasto, ma poi qualcuno dopo, insomma, la ritrovano, qualcuno l'aveva ricavata e l'aveva recuperata. Comunque, andiamo a mettere la nostra zucca nel nostro pentolone, si va a riempire in modo che la deve sfriggere, la deve sfrigolare, la deve sbollentare, capito? E vai, e si va con il ramaiolo a rigirargliene. Vi ricordo che se qualcuno a casa vuole rifare la ricetta Peaulin, allora dovete aprire tutti gli armadi, perché quando si fa il fritto bisogna sempre spalancare gli armadi e chiudere le finestre, in modo che l'odore di fritto rimanga a casa e si impregni anche nel muro. E gli fa buono, e è anche una questione di igienica. Il nostro amico Pasquale si è messo in canotta perché fa caldo, d'altronde. Occhio, perché gli schizzi ti vanno sui piedi e tutti bruci, perché a volte gli schizza, capito? No, comunque anch'io quando fo il fritto mi metto i piedi nudi, mi metto i piedi scarsi in casa, le fo da mangiare perché e a sedere, perché non dura anche fatica portare un piede a friggere tutti i giorni, coraggio. Ma vedi, l'olio è diventato marrone, quest'olio è diventato marrone, ma lo deve fare, è il subello, gli è il buono, gli è il suono. Poi la sera d'Aulin e viene anche i bambini a chiedere dolcetto o scherzetto, uno gli può fare, capito? Ci va, l'ho fatte ora fresche, le vuoi? Ne vuoi? Gli garba, i bambini gli garba, la zucca fritta gli garba, panata. Poi che c'entra? A volte dentro ci può schizzare un pezzo d'unghia, ci può andare, capito, un pelo della scella, ma perché d'altronde me tu fai? Capita, ma sono cose normali all'ordine del giorno, vedi? Devono dorare, belle, crocchenti, buone. Stasera le fa anche io davvero, guarda che spettacolarità. Magari mi metto le scarpe, però comunque vabbè. Io userò un'altra tecnica che non è la tecnica originale, ma vabbè, non me la viene a male, ma io preferisco farla con le scarpe. Comunque, allora, poi non c'ho baffi, mi ci vorrebbe anche la sua maglietta e il pantaloncino con le palle gli escano di fuori. Quella, quante ne mangia quell'altra? Guarda, fa male a mangiare troppo fritto, le frittelline fritte di zucca sono buone, ma cortie e ma badala. Crocchenti, dorate. Guarda questa mano, che fa? O chi gli è questo? Che tocca? Oh, ah, le sta rimestando. Ho capito. Gli dà una rimestata per levargli l'unto. Oh, via. L'operaio, quindi gli hai sottoposto. E in vetrina, guarda là che spettacolarità. Madonna, ragazzi, buono però, eh. No, comunque, buona, a me la zucca, la mia garba, sì che...